Allora, buongiorno a tutti, siamo qui per il nostro incontro della mattinata con Ade Capone, famoso sceneggiatore, soggettista di numerosissime serie importanti italiane, creatore di Lazarus Red, autore di numerosi altri fumetti che sarebbe anche lungo nominare, ma del quale, sì, ma quale ci parla da lui anche diffusamente. Qualcuno possiamo anche nominarlo, visto così tanto, certo, per chi è arrivato. E Mister No, Marco, sì, Mistere, certo. Zagor, anche Maxi Zagor, che è uscito recentemente. Oh, gennaio, esatto. Sì. Esatto, e poi tanti altri fumetti per altre case editrici, quindi non solo Bonelli, Trigger, abbiamo già nominato Lazarus Led, che è uno dei fumetti non Bonelli, ma Bonelli di come alcuni gli piace chiamarli, più longevo che abbiamo avuto in Italia, ma poi tante altre cose. Infatti la conferenza di oggi parlerà di differenze di approccio rispetto ai medium, proprio perché Ade ha lavorato anche per la televisione, ha collaborato con aziende di videogiochi, televisione, quindi Mediaset, programmi televisivi come Mistero, Il Bivio, in qualità di autore. Ha collaborato con personaggi dell'umorismo come Leo Ortolani, ha fatto storie per la Marvel, diciamo una panoramica molto varia, e quindi chi più di lui può parlarci di una scrittura variegata e differenziata in base al contesto e al medium che si utilizza. Certamente, appunto, possiamo quindi proprio partire da questo approccio particolarmente interessante per vedere, credo, dal fumetto a tutti questi vari altri media dei quali abbiamo appena parlato, come si può, diciamo, approcciare e poi sviluppare l'opera da realizzare, e quindi proprio in primo luogo come l'autore inizia a ideare il proprio percorso in base al tipo di lavoro da effettuare. Ma la base sono sempre le parole. Possono esserci solo le parole, come in un libro o in un articolo di un giornale, di un quotidiano, di una rivista, e poi invece può capitare che le immagini si affianchino e sostituiscano parte delle parole. Fondamentalmente un fumetto è un'opera letteraria dove tanto viene espresso appunto con le immagini, con le varie scene. Salendo ancora di più, non parlo in senso qualitativo, ma verso appunto un discorso di parole più rarefatte, si arriva a cinema e TV, dove oltre all'immagine hai il movimento e hai anche la musica, hai il ritmo del montaggio. Questo ovviamente porta poi a opere dove le uniche parole sono il dialogo, perché le descrizioni non servono più. Quindi direi che lavorare per media diversi dalla letteratura siano veramente un processo, se volete, di sottrazione di parole e aumento delle immagini che però tu come autore devi comunque descrivere nella sceneggiatura, nel copione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che per il lettore, per il tuo pubblico, quando arrivi al cinema o alla TV lasci solo i dialoghi, il parlato che tu senti in televisione, però c'è tutto appunto un lavoro di sceneggiatura che è di descrizione per il regista, per il disegnatore, di quello che dovrà andare a rappresentare, insomma. Quindi non è che scrivi di meno in realtà tu autore, dici meno parole al pubblico, ne dici di più però a quelli che queste immagini devono costruire. Ripeto, sei un disegnatore, gli devi dire l'inquadratura, gli devi dire scena per scena cosa accade durante la storia. Se è un regista, gli devi dire com'è la sequenza, senza stare lì a soffermarti sulle inquadrature, perché i registi sono abbastanza, come dire, gelosi del loro lavoro, per cui ormai si tende a non indicare più al regista il primo piano, il campo lungo, fa lui, tu gli dici soltanto cosa succede in quella sequenza. Quindi il lavoro fondamentalmente è questo qua, insomma.
Cos'è più gratificante? Ma secondo me come Ade Catone, cioè a livello mio soggettivo è più gratificante un libro, nel senso che poi alla fine è bello che tutte le parole si rivolgano al pubblico e si traducano in emozioni senza filtri di un disegnatore, senza filtri di un regista. Questo proprio come piacere puro della scrittura, insomma, tutte le parole per te che mi ascolti, appunto, nessun filtro. È altrettanto bello, però inutile negarlo, vedere come le tue descrizioni vengono rappresentate, se il disegnatore è bravo. Se ad esempio abbiamo un Bocci, no, che qui è oggi ospite, Alessandro e io abbiamo a lungo formato un sodalizio tale che a un certo punto io neanche dovevo stare lì a descrivere la scena, gli dicevo due parole, proprio due, del tipo spara con pistola, e lui capiva già come doveva disegnare la scena. Oppure gli dicevo 5 pagine di inseguimento in macchina, e Alessandro lo faceva come Dio comanda, come capiva che io avevo in mente, perché c'era questa sintonia. Un sodalizio artistico che, se volete, a un certo punto abbiamo deciso, come dire, di interrompere, perché ci siamo resi conto che Alessandro aveva lavorato soltanto con me nella sua carriera, e forse era un po' egoista da parte mia tenerla, cioè era giusto che lui provasse nuovi sceneggiatori, nuovi autori e anche nuovi mercati, perché poi ha cominciato a lavorare anche per Francia e America, e da parte mia, perché poi comunque sia, diciamo, questo distacco, nonostante siamo rimasti molto amici, è coinciso con l'inizio di un lavoro appunto per la TV, dove andavo a fare cose un po' diverse, insomma. È chiaro che quando ci vediamo, ci capita di sentirci anche il telefono, ci ripromettiamo sempre un domani, magari torniamo a fare cose insieme. Lui poi c'è sempre, perché comunque, come tutte le grandi storie d'amore, in questo caso storia d'amore artistica, quando tu chiami lui c'è. Abbiamo fatto la ristampa di Lazarus e le 6 copertine delle 6 ristampe, dei 6 albi, dei 6 volumi della ristampa, me le ha disegnate lui, ancora con la vecchia tariffa, cioè di quando non era famoso come adesso, proprio perché c'è un qualcosa che trascende, come dire, anche il discorso fatturazione, costi, c'è proprio anche il piacere di lavorare insieme e adeguarsi al budget del momento. Sì, infatti mi dimenticavo di dire prima che sei anche scrittore, hai pubblicato... Sì, è uscito un libro di recente, ispirato dalle cose che racconto in TV a Mistero. È un libro, si chiama Indagine sull'aldilà, e già il titolo dice tutto. È un saggio, adesso sto preparando per un romanzo, perché poi non ho mai scritto in realtà fiction pura di parole, appunto, cioè un romanzo dove non ci sono immagini, c'è solo il mio racconto. Questo non l'ho mai fatto, e di solito si comincia col romanzo e poi si fanno altre cose. Io, nel senso che ad esempio Bonelli, arriva ogni tanto qualche romanziere che dice posso cimentarmi con i fumetti. Io ho fatto il percorso inverso, sono partito dal fumetto, perché questa era la mia grande passione da bambino, e sono arrivato adesso, dopo una lunga carriera fumettistica, appunto, a scrivere un romanzo. E devo dire che è comunque una scrittura per immagini, perché vedo che il modo in cui scrivo è proprio raccontare le scene come farei in un fumetto, però appunto rivolgendomi al pubblico, quindi non è una cosa tecnica, cioè una cosa assolutamente che cerca la suggestione dell'immagine. E un po' avevi già risposto prima, ma quando tu scrivi un libro sei tu con la pagina bianca, quindi hai il controllo totale di quello che vuoi esprimere, quindi non soltanto il discorso della parola, ma anche proprio della scena, senza rischi che qualcuno stravolga o rilegga quello che volevi trasmettere. E invece nel cinema, nella televisione o nel fumetto, come gestisci questo, il fatto di dover comunque stare anche a quello che poi l'altra persona interpreta, i tuoi comunque interlocutori, che siano disegnatori o regista? È vero, nel libro hai il controllo completo, ed è bello anche per questo, perché appunto
tu mandi al pubblico, mandi sul mercato esattamente quello che hai in testa. Quando scrivi una sceneggiatura, sia che tratti di fumetto, che si tratti di cinema o TV, è chiaro che andrà in mano ad altri, che poi lo interpreterà con la sua sensibilità. Devi imparare a essere meno egoista. Io ho imparato da subito, nel senso che già le prime storie che facevo a 20 anni, 19 anzi esordito, mi aspettavo un risultato, a volte era tutt'altro. E lì, chiaro, poi devi, come dire, prenderne atto, dire funziona così. A meno che appunto poi col tempo non si crei con qualche disegnatore un rapporto, una sintonia, un'empatia tale che tu vedi veramente quello che hai in mente tradotto in disegni, insomma. Devo dire una cosa, che ci sono disegnatori che a volte sono contestati, non piacciono, cioè il pubblico dice ma perché questi lavorano, non sono poi bravi, come per dire un Miller piuttosto che appunto un Bocci o un Battaglia o Bartolini, perché ci sono disegnatori che riescono perfettamente a rendere quello che un autore, uno sceneggiatore ha in mente. Un caso che ricordo era quello dei contestatissimi su Ghirlandaio, nei primi tempi Montanari e Grassani erano, no, contestati, il pubblico diceva non ci piacciono, in realtà Montanari e Grassani erano ottimi professionisti, bravissimi a rendere una sceneggiatura proprio com'era. Quindi a volte per una casa editrice, per un supervisore, per un autore è importante avere gente così. Vale anche per i registi, ci sono registi che si dice non sono geniali come un Sorrentino piuttosto che, ma rendono esattamente quello che è il racconto del testo, diciamo. Rimanendo al fumetto, che d'altra parte è un po' il soggetto della nostra manifestazione, alcune case editrici hanno comunque delle regole non scritte probabilmente su cui le varie storie si devono ottenere. Ad esempio la Bonelli, con cui hai lavorato, bene o male si aspetta il pubblico un determinato tipo di storia, un determinato tipo di chiusura del racconto. Uno sceneggiatore che quindi ha tutte delle sue idee, delle sue storie in testa, vede questo come un limite o come invece una spinta per cercare di portare le sue storie all'interno di una regola, di un contesto? Sì, capisco la domanda. Beh, è ovvio che più una casa editrice ha successo, è grossa, successo, questo da Bonelli, ma potremmo citarne anche altre, tipo in America la Madre, è ovvio che queste case editrici hanno delle regole ben precise, per un semplice motivo, se vuoi, gestionale, no? Sia di immagine che di stile, che proprio di gestione delle storie, insomma, perché se ogni autore fa quello che vuole, è successo, successo in passato alla Marvel, dove non c'era un supervisore capo, successo negli anni 90 alla Marvel, un supervisore capo in gamba, in grado di tenere la briglia a tutti gli autori più o meno famosi, che nascevano storie che a volte si contraddicevano fra di loro, dei vari personaggi. Per cui è chiaro che il polso del supervisore capo, l'editore in chief, lo chiamano in America, o proprio dell'editore, ci vuole. La domanda che tu fai è: un autore, magari uno affermato, anche un po' anarchico, se vuoi, come posso essere io, si sente imbrigliato? Beh, io credo che lì sia questione di professionismo, nel senso che non dobbiamo mai dimenticare una cosa fondamentale, che quello che ci mette i soldi è l'editore. E visto che ci mette i soldi, secondo me ha il diritto di chiederti, di dirti: questa è la mia linea editoriale, insomma, se non ti sta bene non sei obbligato a lavorare con me. Per il resto, per quanto ci possano essere regole più o meno ferree, c'è sempre molto dialogo in queste grosse case editrici, cioè in Bonelli, con Burattini, con Boselli, dialogo molto, no? Non è che tu ti dicono fai così e stop. È chiaro che lì
c'è una linea da seguire, mentre per Lazarus Letta, fatto un esempio, la linea la creavo io, perché ero anche supervisore di me stesso. E quindi sicuramente per Lazarus ho fatto cose che altrove non avrei potuto fare. Su Lazarus, una scena come quella in cui lui, protagonista, Lazarus Led, ammazza a mani nude una persona, un maniaco sessuale, altrove non me l'avrebbero concessa, perché era una linea comunque sia un po' sopra le righe, me ne rendo conto. Lì, come mio stesso supervisore, mi sono detto, perché no, proviamoci, insomma. Però ripeto, alla fine l'editore è quello che ci mette i soldi, quindi se tu lavori per un certo editore è giusto che lui ti dica questo si può fare e questo no. È un aspetto curioso per cui sei particolarmente conosciuto anche la tua caratteristica di avere un grande occhio per scoprire talenti. Molti dei disegnatori che hanno lavorato con te, alla fine sei tu che li hai scoperti e li hai lanciati. È una cosa che fai ancora adesso, di cercare di capire tra i giovani chi può avere quella carta in più? Guarda, la sto facendo, se vuoi, in questo periodo, ma non, come dire, su una storia mia. Mi spiego, io in effetti ho fatto un paio d'anni, diciamo da primavera 2009 a, no, anzi anche tre, insomma, comunque un due o tre anni dove non ho scritto fumetti, non sono iniziato questa ultima storia di Lazarus che procede molto lentamente, dove però uso disegnatori già del vecchio staff come Santoro, come Cappiello, come Mosca. Quindi per due o tre anni non ho selezionato ragazzi, anche perché non avevo progetti editoriali su cui lavorare. Questo nonostante ogni tanto il mio profilo Facebook è pubblico, la mia mail lazarusled@gmail.com è pubblica, quindi cioè, la gente mi può mandare materiale da esaminare. A me però piace anche selezionare le persone, il disegnatore, ragion veduta, cioè su un progetto mirato, perché sennò tu gli dici sei bravo, non sei bravo, così così, però poi finisce lì, no? Cioè, secondo me ogni volta che giudichi qualcuno dovresti anche poterlo mettere alla prova. È nata questa nuova mia selezione, che ha già trovato un paio di disegnatori e forse anche un terzo, per un progetto che non è mio ma che è di Luca Tiraboschi, direttore di Italia 1, ma come sapete anche lui è fumettista, facendo insieme Goccia Nera, lui e Morgan Io per la Star, che furono poi le prime miniserie in quel formato una decina d'anni fa. E Luca mi ha detto, Ade, mi dai una mano a trovare i disegnatori, mi sono messo lì, ne abbiamo visti 7-8 insieme e insieme abbiamo scelto quelli che più ci convincevano. Per adesso sono due, ce ne servirà forse un altro da aggiungere al gruppo per questa nuova miniserie che sta facendo Luca, che si chiama Winter, su cui però non è che possa dire nulla oggi, è ancora top secret, però comunque il titolo è Winter, sarà in formato bonelliano, bonellide, e abbiamo trovato due o tre persone appunto molto, molto valide, insomma, quindi sono tornato a fare anche un po' il selezionatore. Però ripeto, io credo che la vita si è fatta anche di cicli, per cui anche questa cosa della selezione, ne ho selezionati talmente tanti in passato che adesso, ripeto, lo faccio a ragion veduta, ma non sono più come ero una volta direttore editoriale di una casa editrice, cioè della Star Comics, quindi non è più il mio compito, se vuoi. Se nasce un progetto lo faccio, ma non è più la mia attività. Hai citato un bonellide e mi viene da chiederti, in Italia tante case editrici hanno provato a ripetere, diciamo, il formato Bonelli e presentare dei fumetti con appunto quelli chiamati bonellidi, che però, a parte alcune eccezioni come il tuo Lazarus Led, come John Doe, pochi di questi hanno avuto poi fortuna. Adesso ultimamente ne stanno uscendo parecchie, la Star Comics ne ha pubblicate diverse, sono nate anche altre case editrici.
Tu come vedi, perché finora in Italia non sei riuscito ad affermare questo formato in altre case editrici, a parte le eccezioni come il tuo Lazarus Lab, e invece in Bonelli questo formato funziona da... Ma io credo perché poi fondamentalmente è un discorso... è un po' un gatto che si mangia la coda, no? Nel senso, lasciamo che i signori si hanno smesso di... Ecco. Allora, un albo di questo tipo è l'unico formato in cui in Italia gli edicolanti ti espongono in modo... preciso, chiaro, c'è un settore, no? Se fai un altro formato molto spesso si perde nel mare di carta che esce ogni giorno, possiamo dire, in Italia, ogni mese in edicola, anche nel fumetto, perché tu sei in qualche modo obbligato a fare quel formato se vuoi che ci sia un pubblico, pubblico che tra l'altro appunto riesce a vederlo in edicola o in libreria. D'altro canto un formato così costa tanto, perché sono 100 pagine dove devi pagare testi, disegni, lettering, stampa e carta, 100 pagine che costano come tali, perché sono dei veri e propri libri, se vuoi, che però devi vendere a un costo molto contenuto, perché comunque sia è dagli anni 60 che siamo abituati a pagare poco questi fumetti. Qui, ripeto, hai tante spese e devi raggiungere un certo venduto per andare almeno a pareggio, e per quanto uno possa cercare di limitare il costo degli autori, della tipografia, hai comunque un costo base che ti obbliga a vendere almeno quelle 7-8 mila copie, 9 mila se produci tu un fumetto. E questa è la classica soglia, barriera, un po' come lo sbarramento elettorale, cioè tu devi arrivare minimo a quella cifra se vuoi stare in edicola. Ora io non ho le cifre della Star Comics, voglio dire, qualcuno l'ho vista, non è il caso qua fare cifre. È chiaro che comunque qualunque fumetto resti in edicola è perché supera questa soglia. Qualunque fumetto non è in edicola o finita la miniserie non ci torni, è perché quella soglia evidentemente non l'ha superata. È la cruda, no, lingua delle cifre queste. Per cui, ripeto, è veramente difficile far quadrare il cerchio quando tu devi produrre. Diverso è se tu in questo formato pubblichi dei fumetti francesi, perché ti costano... Adesso c'è questa moda, l'editoriale Cosmo... C'era anche la GP Publishing, c'è la Seven Age, no? Lì tu compri le pellicole in Francia o in America, e se una pagina in Italia prodotta da te ti costa minimo 150 euro, o anche 120, 100 euro, insomma comunque sia, costa tanto. Una pellicola ti costa dai 10 ai 15 euro, ti costa un decimo. Quindi se il pareggio per un albo prodotto da te è a 7.000-8.000 copie, con 2.000 copie, 2.500, vai a pareggio, ok? Con le robe prese dall'estero. È chiaro che allora si può stare in edicola. Ma a quel punto cosa succede? Che fanno, inondano l'edicola di queste cose, e queste cose vanno a coprire quelle italiane, per cui quelle italiane vendono ancora meno, per cui il gatto continua a mordersi la coda. È una situazione veramente, veramente... di ingorgo, se volete, no? che si è creato. E beh, insomma, in questo caso io per anni con Lazarus ho combattuto questa battaglia, sono stato anche a parlare con i distributori di zona, quello centrale a Roma, abbiamo cercato soluzioni. Arriva però un momento dove capisci che, come dire, è sempre più dura. Lazarus non ha chiuso per questo, Lazarus ha chiuso semplicemente, ormai l'ha capito tutti, perché la Star Comics, beh, come dire, ha preso molto male, come dire, il mio volere
interrompere la collaborazione, insomma, nel senso che io ho mandato un fax, ce l'ho ancora a casa, dicendo io da quel momento lì sto in riferimento a Trigger, nella fattispecie. Ci è andato di mezzo anche Lazarus, che comunque, questo lo posso dire, ha fatto cifre maggiori di tutte le cose che la Star Comics ha fatto in seguito. Quindi, voglio dire, chiudi una cosa, ne fai altre che hanno vendute tutte di meno. Altre che, fra l'altro, da Lazarus avrebbero avuto un bel traino, io suppongo, no? Cioè, togli la bandiera, però, ripeto, anche in questo caso le scelte dell'editore, ci mettono i soldi, ha voluto chiuderlo, lo ha chiuso, come io ho voluto mandare il mio fax che diceva basta e l'ho mandato. E allora ti chiederei ancora, dato che l'abbiamo citato più volte ma non approfondito, che cos'è un po' il lavoro di autore televisivo? Perché hai parlato più volte nel tuo discorso di televisione, però magari chi non è del mestiere sa che cosa fa poi nella pratica un autore per la televisione. Ma l'autore di lavoro televisivo è un autore, è un lavoro dove lavori sicuramente meno che a fare fumetti, cioè inutile negarlo, nel senso che io facendo televisione ho anche tirato il fiato, non lo nascondo, cioè una sceneggiatura di un fumetto ci vuole almeno un mese per scriverla, 2 settimane facendo solo quello. La spalmi su un mese per non rincretinirti davanti al computer. Un copione TV in un giorno lo scrivo, diciamo una settimana se c'è il lavoro di raccolta materiale e preparazione. E quindi sicuramente il lavoro è meno pesante. E tu fondamentalmente in un servizio TV racconti le cose che vedi in quel servizio, nel caso di Mistero racconti il mistero, racconti il caso, racconti, che ne so, l'apparizione del fantasma oppure il mistero di un quadro di Leonardo che rappresenta, raffigura certe cose. Diciamo che devi avere una certa preparazione di base perché devi aver letto certi libri e tutto quanto, però comunque sia il copione è proprio un descrivere le varie, è come una sceneggiatura, descrivi le varie scene e dici quello che dice il conduttore, insomma, eh. Però poi essendoci appunto l'immagine in movimento, il regista che prende in mano la cosa, non devi star lì come nel fumetto a descrivere vignetta per vignetta, no, descrivi la situazione, la scena. Poi è chiaro che io vado sul set per accertarmi che tutto sia comunque in sintonia col copione, cioè gli dico, regista, gira la scena come vuoi, però comunque i contenuti sono questi, io vado a controllare. Però non c'è lo stillicidio, quello che del fumetto alla lunga, almeno personalmente, ti stanca tanto, ti sfinisce, è il dover raccontare vignetta per vignetta la singola situazione, no? Cioè nel senso, c'è un dialogo di 4 pagine, nonostante questo tu devi raccontare vignetta per vignetta, fosse la TV, fosse il cinema, dici, dialogo per 4 minuti, questo è il dialogo e il regista fa lui. Non puoi dire al disegnatore questo il dialogo dividi tu in vignette, sì, lo puoi fare se sei un autore ormai affermato, io lo facevo, però è chiaro che comunque questo è un lavoro, secondo me, a volte, oltre che uno stilicidio, è anche, come dire, superfluo, ecco. Però funziona così, tu devi descrivere scena per scena. Io di questo mi ero stancato abbastanza alla fine, cioè ho ridotto tantissimi fumetti per questo motivo. Hai ridotto i fumetti e dato che vedo che ci sono già i relatori della conferenza successiva, sono andati un po' lunghi, ma è normale, con tutti i problemi iniziali che abbiamo avuto, e vorrei chiederti appunto che cosa stai facendo attualmente e se puoi dirci qualcosa dei tuoi progetti del prossimo futuro. Per i fumetti una storia di Zago, una nuova storia di Zago che disegnerà Paolo Bisi, un autore piacentino come me. Siamo amici da una vita, anzi Paolo lo fece esordire proprio io su Lazarus, quindi è bello ritrovarlo, insomma, su Zagro, anche perché abitiamo a 20 km di distanza. E Lazarus, sto facendo quest'ultima storia che sto scrivendo lentamente, stiamo parlando di nuovo con un altro editore di una ristampa, di una selezione delle migliori storie di Lazarus, vedremo se avrò il tempo di curarla, ma fondamentalmente sono concentrato sul romanzo che sto scrivendo,
sulla rivista Mistero, che così mi vede caporedattore, supervisore editoriale, oltre che autore di diversi pezzi, la rivista che è la filiazione cartacea, se vuoi, del programma TV, che ricomincerà il prossimo autunno-inverno e lì stiamo già raccogliendo materiale da raccontare nei servizi. Più con Luca Tiraboschi stiamo un po', è lui, voglio dire, il comandante in capo, e io gli do un po' di qualche consiglio di esperienza e di amicizia soprattutto, perché con Luca siamo molto amici, per questo winter, insomma. Questo è, non ho nuovi progetti a fumetti, o meglio, uno ci sarebbe, ho scritto una prima sceneggiatura di 24 pagine, però è scritta e ferma lì, vedremo, è una cosa con supereroi, supercriminali, molto particolare, un po' la Mark Millar, però è nel cassetto da un anno, quindi non, finché non ho qualche pagina disegnata preferisco non parlarne.